dobbiamo determinare invece L punto. Allora, questo L punto può essere ottenuto moltiplicando le forze che agiscono sull'elemento fluido per la velocità. Ok? Infatti la forza per la velocità, la potenza meccanica. Quindi quali sono le forze? Le abbiamo già viste, abbiamo già fatto il bilancio e abbiamo già visto che andiamo a vedere solamente in direzione x quali sono i termini da prendere in considerazione. Allora abbiamo le sigma che sono dirette in questo modo e quindi dobbiamo moltiplicare le forze, abbiamo detto, per la velocità, e quindi qui avremo sigma xx per u meno le sigma xx per u su dx delta x mezzo moltiplicato l'area delta x con delta z, vedete? E quindi questa è la potenza meccanica di qua. Qui avremo sigma xxu più le sigma xxu su dx delta x mezzo delta x delta z, e poi abbiamo i termini legati agli sforzi tangenziali che in direzione x saranno su questa faccia qui, avremo tau sul piano di normale z in direzione x per la componente u della velocità più d tau zx u su d z delta z mezzi delta x delta y. All'altro lato, lo faccio tratteggiato, avremo tau zx meno per u meno le tau zx u su dz delta z mezzi delta x delta y. E poi abbiamo qui sulla faccia superiore tau sul piano di normale y in direzione x moltiplicato u più d tau yx u su dy delta y mezzo delta x delta z, e infine qua in basso avremo tau yx per u meno di tau yx u su dy delta y mezzi delta x delta z. Quindi in direzione x avremo che la somma di tutti questi termini la devo prendere come? Devo prendere positivo uscente il lavoro, no? Per unità di tempo. Quindi prendo questi termini qua positivi, tutti i termini uscenti sostanzialmente sono già messi nel verso giusto, quindi non devo fare altro che sommare tutti.
tutti quanti questi termini. E tenete presente anche un'altra cosa prima di procedere, che l'equazione di conservazione dell'energia, a differenza dell'equazione di conservazione della quantità di moto, è un'equazione scalare, quindi non è un'equazione vettoriale che poi va scomposta nelle tre componenti lungo x, y e z. Quindi questi termini che adesso qui stiamo ricavando solamente nella direzione x, non pensate che sia la componente x del lavoro, come a dire che il lavoro è un vettore e lungo x c'è questa componente. No, a questi andranno sommati poi tutti i termini lungo y e poi tutti i termini lungo z, capite? Perché è una quantità scalare. Detto questo, sommando i termini nella sola direzione x avremo... Allora, prima di procedere ragioniamo un attimo. Allora, qui abbiamo questo termine a cui va sottratto questo termine, quindi abbiamo più sigma xx u eccetera meno, e qui c'è un meno che diventa di nuovo più, quindi senza fare troppi passaggi possiamo già scrivere d sigma xx u su dx. Per quanto riguarda le tau avviene sostanzialmente la stessa cosa. Allora vediamo un attimo il tau yx, eccolo, si va a sottrarre questa quantità, quindi meno per meno fa più, questi due termini tau yx u si semplificano come al solito, quindi avremo più d tau yx u su dy più d tau z x u su dz, e tutto va moltiplicato per delta x, delta y, delta z. Va bene? Allora, a questo punto è facile osservare che la L punto che stiamo cercando sarà pari a il volume elementare che moltiplica d sigma xx u su dx più d sigma xx b su dx più d sigma xx w su dz, che sono questi vari termini qui, più abbiamo d tau yx u su d y più d tau zx u su dz più d tau yxb su dx più d tau yzb su dz, proseguo per basso, più d tau zxw su dx più d tau zyw su dz. E c'è anche poi, ci sono anche le forze di galleggiamento oltre a questi termini, che però noi qui per semplicità non mettiamo, ci limitiamo a guardare gli sforzi viscosi. Ovviamente ricordiamo invece che Q punto uguale a divergenza di K gradiente di T. Ecco, quindi abbiamo il nostro L e il nostro Q punto. Va bene? Benissimo. Adesso avete domande, dubbi? Mentre voi finite di scrivere io cancello qui sulla destra. Ora abbiamo visto quindi il secondo membro Q ed L. Per quanto riguarda il primo membro, che possiamo scrivere, abbiamo detto, come ρ delta B
dei suddetti, utilizzando ovviamente il teorema del trasporto di Reynolds, qui possiamo scrivere ρ delta V che moltiplica dE su dT, anzi scusatemi, ho portato erroneamente fuori dal segno di derivata totale la ρ, che è delta V dE ρ e su dT. Avevo portato erroneamente questo ρ fuori. Questo è pari a delta B che moltiplica D ρ E su dT più la divergenza di ρ E V. Bene? Ora possiamo osservare, esattamente come abbiamo fatto prima, che questo è pari a delta B che moltiplica ρ, che moltiplica dE su dT più divergenza di E un vettore. Tutti i passaggi li abbiamo fatti prima, no? Ricordate? Più E che moltiplica ρ su dT più la divergenza di ρ un vettore. E l'energia specifica. Chiaramente questo termine qui esprime dm, anzi, sì, di fatto dm su dt uguale a 0, perché non è proprio dm su dt, ma è delta b del ρ su dt, che praticamente è dm su dt, lo ricordate? Cioè dm su dt, abbiamo detto, visto le vostre facce perplesse, possiamo scriverlo anche come delta B del ρ su dT uguale a 0 per la conservazione della massa, il che significa che questo del ρ su dT uguale a 0 ed è proprio questo del ρ su dT che è riscritto qui secondo il teorema del trasporto di Reynolds. Quindi questa quantità qui esprime la conservazione della massa. Chiaramente deve essere rispettato. Questo significa che questo termine qui di fatto è 0. E allora al primo membro avrò un delta B dE, delta B ρ dE su dT derivata sostanziale uguale a Q punto meno L punto, qui ho dimenticato un delta T, c'era un delta T, andate a rivedere. Q punto meno L punto e in tutti e tre i termini, cioè il primo membro, Q punto L punto, compare questo delta T, che è delta X, delta Y, delta Z, giusto? Questo significa che questo delta T lo possiamo semplificare ovunque e quindi da adesso in poi, nel continuare a ricavare le equazioni di conservazione dell'energia, non lo mettiamo proprio, perché abbiamo visto che si semplifica in tutti i termini. Bene? Perfetto. Allora, proseguiamo e scriviamo qua in basso ciò che abbiamo appena ottenuto. L'equazione di conservazione dell'energia sarà ρ dE su dT, che in pratica è ρ che moltiplica dE su dT più U dE su dx più B dE su dy più W dE su dz. Questa è l'espressione di dE su dT. È uguale a divergenza di K gradiente di T meno l'altro termine. Allora, vediamo un pochino come possiamo riscrivere questi termini in maniera un pochino più
ordinata? Direi di no. Quindi per adesso lasciamo L punto diviso delta B per non appesantire troppo questa scrittura. Dovremmo però conservarci questa scrittura, abbiate pazienza, un minuto, riscrivo tutto questo perché poi ci servirà. Allora lo riscrivo. D sigma x x u su dx più d sigma y x di dx più d sigma z z w su dz più d tau y x u su dx più d tau z x u su dz più theta x y x più theta z x più theta x z più u più theta y z più u su dx. Ecco qua. E questa equazione, in effetti, quando qua in alto è abbastanza tutti da parentesi. Sì, è giusto, sono tutti tra parentesi. Va bene, riuscite a vederla da qua? Bene, la posso lasciare qui. Questa è l'equazione a cui siamo arrivati, che possiamo vedere che sicuramente è abbastanza brutta, guarda questo. Però non assomiglia ancora assolutamente a quella che siamo abituati a vedere quando andiamo a risolvere i problemi CFD. Perché non somiglia a quell'equazione? Perché di solito, come abbiamo detto prima, l'equazione è nella variabile T, temperatura. Ok? Com'è possibile passare da questa scrittura alla scrittura più familiare, tra virgolette, della equazione di conservazione dell'energia per problemi CFD? Allora, innanzitutto si divide l'energia specifica, l'abbiamo visto qui, in energia interna ed energia cinetica specifiche. Dopodiché, nella scrittura dell'equazione di conservazione dell'energia si separano di fatto questi due termini, queste due aliquote, utilizzando un, chiamiamolo, artificio, nel senso che io posso ottenere una scrittura, un'espressione dell'energia, della derivata sostanziale dell'energia cinetica specifica, moltiplicando ognuna delle componenti lungo x, lungo y e lungo z dell'equazione di conservazione della quantità di moto e poi sommandole tra di loro. In che modo? Allora, rho del u su dt uguale a meno del t su dx più d sigma xx su dx più d tau y x su dx più d tau zx su dz. E questa è la componente x dell'equazione di conservazione della quantità di moto. La moltiplico per un a destra e a sinistra. Va bene? In questo modo. Faccio la stessa cosa per le altre componenti, rho b del b su del b uguale a meno, non mi esce più la p di pressione, c'è sempre lo scarabocco che devo correggere, più d sigma y su d y più d tau xy su dx più d tau z y su dz. Trascuriamo per il momento, per semplicità, le forze di galleggiamento, va bene? Così rendiamo il tutto un pochino più lungo. E infine W rho dW su dt uguale a meno dp su dz più
di sigma zz su dz più d tau x z su dx più d tau y z su dz. Eccole qua. Queste sono le tre componenti, ognuna moltiplicata per un b e w rispettivamente. Voi ce l'avete sul vostro quaderno. Ora le sommo membro a membro. Professore, scusi, ma l'espressione di prima non andava moltiplicata per dv quando è scritto il lavoro? Quella? Sì. No, perché abbiamo diviso per delta v tutti i termini, perché c'era un delta v qua, un delta v qua, un delta v qua. Mentre prima, quando ho scritto L punto, ho diviso per delta v perché gli altri termini rimanenti erano già divisi per delta v. Chiaro? Sì. Allora sommiamo, va bene? E ottengo rho che moltiplica q du su dt più v dv dt più w dw su dt. Questo si può osservare, è abbastanza semplice, che è pari a rho per d un mezzo q quadro più b quadro più doppio q quadro su dt. Infatti du uguale a 2u du, cioè mi spiego, du quadro, ho detto du, du quadro uguale a 2u du, giusto? Allora, se fate questa operazione per ognuno di questi termini, otterrete u du v de v e w di w, perché il 2 si semplifica con l'un mezzo che sta davanti, e riottenete esattamente l'espressione di prima. Però c'è una bella differenza tra questa scrittura e quella precedente, perché questa è la derivata sostanziale dell'energia cinetica specifica, è giusto? E questa è uguale alla somma, ovviamente, di tutti quei termini che abbiamo lì. Allora, iniziamo a vedere se possiamo scrivere tutto in maniera più compatta. Innanzitutto u dp su dx, u dp su dy, eccetera, eccetera, questo è meno divergenza di pressione per vettore velocità. Questa cosa qui, che adesso è scritta qua in maniera... serve a spiegare questo passaggio, e poi abbiamo tutti gli altri termini che in questo momento lascerei scritti così, non starei a riscriverli, va bene? Perché altrimenti, voglio dire, non ci porta vantaggio riscriverli, quindi io lascerei puntini puntini tutti gli altri termini, va bene? Adesso, ottenuta questa espressione, che vi ricordo è un'espressione che ci permette di dire qual è la scrittura di rho derivata dell'energia cinetica specifica sostanziale rispetto al rho. Io qui posso riscrivere questa quantità come rho di I più un mezzo, abbiamo detto, Q quadro più B quadro più doppio Q quadro su DT uguale puntini puntini secondo membro, giusto? Se vado a sottrarre a questa equazione, che praticamente è questa, solo che ho riscritto ovviamente il primo membro in questo modo, energia interna, come abbiamo detto prima, più energia cinetica specifica. Vado a sottrarre a questa equazione qui, membro a membro. Va bene? E per farvela breve, che cosa succede? Succede che l'energia interna specifica si semplifica, perché questo posso scriverlo come rho di su dt più rho di energia
cinetica specifica su dt, giusto? Vado a sottrarre questa equazione, quindi d energia interna, energia cinetica specifica si semplifica, quindi sottraendo membro a membro questa equazione la chiamo A, questa equazione la chiamo B, quello che succede lo riscriviamo qua. Allora faccio A meno B, sottraggo membro a membro e ottengo B rho di su dt più rho d, avrò un mezzo q quadro più v quadro più doppio q quadro su dt, e questo è il primo membro dell'equazione A, giusto? Che è l'equazione di conservazione dell'energia. Vado a sottrarre l'equazione B, che ripetiamo è ottenuta sommando membro a membro le tre componenti dell'equazione di conservazione della quantità di moto, ognuna moltiplicata rispettivamente per un V più V, quindi otterrò meno rho d un mezzo Q quadro più V quadro più doppio Q quadro del T, e quindi questo scompare ed ecco che al primo membro compare solo l'energia interna come volevamo. Uguale il secondo membro. Ora il secondo membro avrò divergenza di K gradiente di P più una serie di altri termini, va bene? Ora questi altri termini, giusto per capire che forma avranno, proviamo a vedere. Allora sulla pressione avremo divergenza, dov'è che sta? Avremo questo termine pari pari divergenza di P per U, perché non c'è l'altro termine sull'equazione dell'energia, e va bene. Per quanto riguarda gli sforzi, allora proviamo a vedere il sigma xx, per esempio, va bene? Allora, che cosa succede? Succede che abbiamo d sigma xx su dx e la sigma xx u su dx. Sigma xx u su dx lo posso derivare come u d sigma xx su dx più sigma xx d u su dx, giusto? Quindi capite che uno dei due si può mettere in evidenza sostanzialmente, quindi alla fine potete sicuramente semplificare le espressioni sviluppando queste derivate. E le espressioni saranno tali che, mettendo dentro la legge della viscosità di Stokes, compariranno delle mu per delle derivate della velocità, va bene? Non vogliamo andare a scrivere tutti questi termini perché a questo punto è alla vostra portata, avete visto prima come si fa, potete farlo se volete. Ma quello che succede nella pratica è che nel momento in cui compaiono una serie di termini in cui ho mu per derivate seconde della velocità o derivate miste, questi termini non sono altro che un termine sorgente di energia termica che arriva da dove? Dalla dissipazione di energia per effetti viscosi. Cioè il flusso che scorre all'interno di un condotto per effetti viscosi dissipa parte della propria energia, e questa energia dissipata che fa? Fa incrementare la temperatura del fluido. Che cos'è che tiene conto di questi effetti? Questo termine che qui, che ancora devo scrivere, capite? Questo termine qui lo chiamo φ, va bene? E tiene conto, ripeto, di questi effetti. Ma quando però trattiamo problemi di interesse pratico ingegneristico, quindi flussi non troppo veloci sottoposti a differenze di pressione non eccessive eccetera,
È chiaro che questa phi, che non vi ho detto in effetti, si chiama funzione di dissipazione, okay? Non a caso, ha un peso piccolo rispetto agli altri termini, cioè rispetto al trasporto di energia dovuto alla conduzione, di fatto, e al trasporto di energia dovuto alla convezione. Perché convezione? E beh, perché la derivata sostanziale dell'energia interna specifica riscritta è somma della derivata locale, l'abbiamo detto due lezioni fa, più la derivata che tiene conto del campo di velocità. Abbiamo chiamato, l'altra volta parlavamo di accelerazione, accelerazione locale, accelerazione convettiva. Quindi, quando andiamo a derivare l'energia interna rispetto al tempo utilizzando la derivata sostanziale, avremo una derivata locale più un termine convettivo che indica il trasporto di energia dovuto al campo di velocità presente. Quindi avremo un trasporto convettivo che sta qua dentro e un trasporto, diciamo, conduttivo che sta qua dentro. È un termine sorgente che sta a modellare l'energia termica che viene prodotta a causa di effetti dissipativi, quindi è energia meccanica che diventa energia termica, sostanzialmente va a finire qua dentro. Noi questo termine qua però lo trascuriamo per le nostre applicazioni di interesse pratico ingegneristico e soprattutto per le applicazioni di questo corso. Non andremo a modellare questo termine, per noi è trascurabile. Detto questo, quindi, qual è la forma finale della equazione di conservazione dell'energia? Allora, per poter giungere alla forma finale ci manca ancora un piccolo passo, cioè ci serve un modello che ci permetta di esprimere l'energia interna in funzione della temperatura, per esempio modello di liquido o modello di gas ideale. Secondo questi modelli l'energia interna può essere espressa attraverso il prodotto CCP per T, ricordate, no? Quindi alla fine rho di su dt, utilizzando un modello che potrebbe essere, ripeto, modello di gas ideale per esempio, diventa rho di Cp per T su dt. Nell'ipotesi di Cp costante uniforme, quindi posso portare fuori dal segno di derivata, ottengo rho Cp dt grande su dt piccolo, di grande temperatura, di piccolo è tempo, più divergenza di T U vettore. Come si scrive? Si scrive U dt su dx più B dt su dx più W dt su dz uguale divergenza di K gradiente di T. Allora, se K è uniforme e costante, il mezzo omogeneo isotropo nei confronti della conducibilità termica, K assume lo stesso valore ovunque nel dominio, quindi può essere portato fuori dagli operatori, per cui avrò K, divergenza del gradiente laplasiano, ricordatesi, ok? Quindi avrò K derivata seconda di T su dx quadro più derivata seconda di T su dx quadro più derivata seconda di T su dx quadro. E questa è l'equazione di conservazione dell'energia che noi utilizziamo nelle nostre applicazioni certificate. Ok? Questa, insieme alle equazioni che abbiamo visto prima, per flusso incomprimibile, quelle che abbiamo visto prima, ci permetterà di risolvere numericamente, analiticamente, è anche possibile in casi semplici, lo vedremo nelle prossime lezioni, ci permetterà di trovare il campo di pressione, velocità e temperatura. Ok? Attenzione, io ho utilizzato la parola campo di, perché queste equazioni sono la riscrittura, secondo l'approccio euleriano, lo ripeto ancora, delle leggi generali
conservazione della massa, della quantità di moto e dell'energia, che per loro natura sono scritte con approccio lagrangiano, quindi per una massa assegnata, e oltre a queste leggi generali abbiamo utilizzato delle leggi particolari, che sono la legge di Fourier, la legge della viscosità di Stokes, le equazioni di stato e così. Va bene? Tutto chiaro? Benissimo. Che cosa manca, rivolgo a voi la domanda, per poter risolvere questo problema? Intanto non è proprio semplice da risolvere, cioè, guardiamoci chiaro, però abbiamo un set di equazioni, differenziali alle derivate parziali, questo vi dà già un'idea della enorme difficoltà che si affronta nel risolvere analiticamente questi problemi e quindi dell'importanza delle tecniche numeriche, va bene, lo sapevamo già. Che cosa manca a questo modello matematico per poter essere risolto? Le condizioni al contorno. In questo caso particolare mancano la condizione iniziale, perché è un problema transitorio, no? E tutte le varie condizioni al contorno. Una volta che ho tutti questi dati e queste equazioni, posso procedere con la risoluzione. Va bene? Va bene. Domande? Qualcosa che non avete capito? Queste sono le equazioni con le quali lavoreremo nelle prossime lezioni, va bene? Fate uno sforzo, se riuscite, per, come dire, cercare più o meno di ricordarle, in modo che poi è più semplice per voi seguire, no? Nelle prossime lezioni. Ovviamente non è, è uno sforzo se riuscite a farlo, perché non è mai buona regola poi ricordare tutto a memoria, no? La prima cosa è capire, poi quando si capisce si ricorda anche, però è un suggerimento, perché se riuscite a ricordarle avrete meno difficoltà a seguire poi a partire dalla lezione di domani. Con questo stamattina abbiamo concluso.